Amici del tubo, buongiorno e benvenuti in quella che sembra una nuova, finalmente spumeggiante puntata di SimCity, città del futuro. Benvenuti, mi fa molto piacere che siate in mia compagnia. Vi chiedo scusa per i disagi, gli ultimi video che sono venuti fuori male, ma spero adesso di riuscire a fare dei video un po' migliori. Quindi mi scuso con tutti e ad Alex che non riesco a rispondere al commento. Ti dico che utilizzo Action, il programma per registrare che uso Action. Ho fatto un paio di modifiche e praticamente ho sbagliato e mi sono, diciamo, infossato da solo. Però siamo qui e benvenuti nuovamente a SimCity. Allora, ovviamente è arrivata la parte dei commenti, che non ce ne sono stati tanti, a parte appunto i disagi. E lo sapevo, ragazzi, non è che mi dovete scrivere 40 e non si sente il microfono, adesso voglio vedere se non si sente. L'ho cucciato al massimo. Mi fa piacere che Teo ci scrive, mi ha scritto che lo faccio divertire, che faccio dei bei video. Ti ringrazio, io faccio solo quello che posso per passare alcuni minuti in completo relax, proprio senza pensare a nulla. Dino ovviamente ci scrive di fare la fabbrica dei PC, che ci arriveremo molto presto, almeno spero. Intanto vedo che abbiamo problemi di corrente, se non sbaglio, sì. Però in teoria io avrei la corona energetica, che non mi sta dando più di tanto, quindi direi di comprare dell'energia, non mi ricordo più. Energia che posso prendere da nessuna parte perché sono completamente fermo. Bene. Petrolio, direi che possiamo costruire questo. Sì, tanto vedete che, ecco, la corrente va e viene, quindi è meglio se mettiamo qualcosa in più. L'acqua c'è, le acque reflue vengono smaltite. Ok, c'è un problema a livello di salute, ma speriamo che questa cosa riusciamo a metterla a posto nel più breve tempo possibile. La discarica sta funzionando in modo eccellente, quindi molto bene. Gli incendi sono all'ordine del giorno, direi. Sono coperto? Sì. Perfetto, ho l'assicurazione vita. Qui abbiamo la clinica con una bellezza di 12 pazienti. Ok, perfetto. Deposito di plastica è pieno, ovviamente non va fuori niente, va bene. Però vedo che i malati ce ne sono, vabbè. Di criminali ce ne sono 10, ma riusciamo comunque a tenerli buoni. Tutti vanno a scuola, quindi è una gran cosa. Direi che questa città è fatta veramente molto bene a livello, diciamo, scolastico. Gli autobus sono utilizzati perfettamente, il tram pure, tra l'altro, come potete vedere, aspettate che tolgo questo. Come potete vedere vanno tutti in fila, quindi è una cosa abbastanza assurda, perché poi comunque vanno tutti nella zona, diciamo, residenziale. I treni funzionano bene anche perché ho due stazioni, se non sbaglio, sì, infatti. Una che va direttamente al... Infatti ci sono 11.000-16.000 passeggeri al giorno, cavolo, che vanno qui appunto nella zona industriale, e gli altri vanno tutti dall'altra parte. Per quanto riguarda i traghetti, abbiamo un bel po' di problemi, ma non posso per il momento risolverli perché non ho lo spazio materiale, ragazzi. Cioè, potrei fare qui, però distruggere un'intera strada mi sa difficile. No, per il momento non faccio nulla. Oh, datemi ovviamente dei consigli, ragazzi, non abbiate paura. Oddio, non ci sono risorse. Niente leghe, la produzione è ferma. Ok, questa cosa qui bisogna risolverla immediatamente, perché vi spiego. Io le leghe in teoria me le faccio venire a prendere qui, giusto? Scusate, infatti me la faccio importare qui.
Però direi di togliere questo. Così in teoria le leghe adesso non arrivano più. Cioè, loro arrivano e in teoria dovrebbero andare direttamente qui. E non andare via subito, per quale motivo non lo so. Adesso voglio vedere se riesco a risolvere questo problema, ragazzi. Che non è un problema da poco. Perché continua ad andare avanti e indietro? Non riesco proprio a capirlo. Che ho un problema di leghe. Vabbè, qua il deposito è pieno, ma purtroppo è perché c'è da vendere un sacco di plastica. Direi che forse è venuto il momento di costruire un altro deposito. Magari se allungassi la strada di... Se allunghiamo un pelino la strada, forse lì. Ho allungato la strada. Ci facciamo appunto. Intanto questo lo voglio via. Intanto vi chiedo scusa se non ci sono stato in queste settimane, ma lavorando, erano gli ultimi giorni ed è stato veramente stressante quest'ultimo periodo, e poi dicono che non c'è lavoro. Va bene, l'importante è la convinzione. Direi che per il momento va bene così. E voglio praticamente questo importarlo no. E questo qui invece farlo uscire. Esportarlo. Tra l'altro 18.000 non sono pochi, eh. Ok. C'è bisogno di leghe. Ti do ragione. Ti do ragione, ma se il... cioè, nel momento in cui arrivano le leghe e poi vanno subito via, io non so cosa farci. Intanto abbiamo risolto un piccolo problema. Sì, tu sei fermo da non so quanto. Tu invece che cos'hai? Siamo stremati dal lavoro, basta. Perché? Perché stremati dal lavoro? Perché lavorate? Sono... Allibito, stremati dal lavoro, avessi io. La produzione è ferma, Madosca, perché? Ma la strada c'è, vero? Però nessuno ci va. Però se non ci fosse me lo direbbe. Cioè, è molto strano, ragazzi, perché come potete vedere, secondo me c'è... C'è una specie di bug, perché non è normale una cosa simile. Allora, io direi di riuscisse a fare una strada. Non sarebbe male. Forse riesco. Devo tirare, se volete devo tirare giù metà palazzi, ma... Ok. No. Così, troppo vicino all'incrocio. No, ok. Sì, sono usciti intanto 40 persone da un buco solo. Niente, mi tocca tirare giù la strada, la fabbrica. E alle quante macchine che vanno di là. Almeno così, diciamo, riduciamo i tempi di attesa, ecco. Che, ripeto, non è possibile che, cioè, entrano ed escono. Importa. Cioè, io sto continuando a vendere. Allora, voglio capire di fare una cosa. Perché non è normale che... Ah, aspettate, 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 aspettate. Forse ho capito. Allora, vedete? In pratica loro gli mandano le leghe qui e quindi di conseguenza appena arrivano non fanno in tempo ad arrivare qua. Ok, perfetto, ora ho capito, però è un po' tardi per aver capito.
E infatti ci sto perdendo. Dimmi che la produzione si sta riprendendo, perché... Perfetto, gli ultimi che avevo sono andati a farsi benedire. Intanto qua sta andando quindi benissimo. Perfetto. Ok, non è... io avevo sbagliato, ragazzi, nella vita ci si sbaglia, non c'è niente da fare. No, questo ve lo dico dopo. Anzi, ve lo dico adesso, se non ve ne siete accorti, ragazzi, ho iniziato una nuova serie con una YouTubers. Avete capito bene, una YouTubers. Si chiama Everkia 1, è quella che poi alla fine mi ha fatto la grafica del canale e tutto. E abbiamo iniziato insieme la serie di StarCraft, no, scusatemi, Hearthstone. E che potrete trovarla se cliccate sul deposito, sul magazzino commerciale. Se cliccate qui, cliccate qui, vi potete trovare la serie. Se volete, io ci sono, ve la seguite, la spulciate un po' e ci sarà un po' da divertirsi, ecco. Spero vivamente che la seguiate, perché insomma io la seguo e a me piace, sta venendo fuori una bella serie. Questa ragazza si vuole far conoscere, quindi l'unico modo, secondo me, per il momento, avendo solo un iscritto, che sarei io, direi che sto facendo un gran piacere, no dai, lo faccio volentieri, ecco. Allora intanto questo lo sportiamo, questo pure e questo anche, perché dobbiamo recuperare quello che abbiamo perso. E dobbiamo recuperarlo anche abbastanza velocemente. Lo so che sono in bancarotta, sono una banca un po' rotta, però alla fine ce la farò. Direi che per il momento, ma solo per il momento, vi lascio al prossimo episodio di SimCity Città del Futuro. Mi raccomando, i commenti, mi servono veramente i commenti, perché piano pianino stiamo andando avanti. Sì, lo so, ho dei problemi con le megatorri in una maniera pazzesca. Come potete vedere, mi manca il carburante, le leghe e il computer, che fra poco riusciremo a farne, insomma, a metterli. E ci vediamo al prossimo episodio. Io sono Freccia, questo è Usfa Channel e se vedo un presto.